abbiamo un altro ragazzo, trentenne, che non è stato mai menzionato, e lo voglio ricordare io qui questa sera. È Roberto Esposito, cittadino di Vallo, che è diventato un illustre imprenditore, ha fondato 3 aziende, una a Giffoni Valle Piana, una a Napoli e un'altra a Milano. È stato ricevuto alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica, ma a questo paese non le ha tributato nessun onore. Lo faccio io indegnamente questa sera.